Ciao amici, sono Chipster e benvenuti sul canale FoodItalia.it. Mi raccomando, iscrivetevi a tutti i link in descrizione. Oggi, come ogni settimana, i consigli sul Team of the Week in compagnia sempre di John Fondatore. Ciao John. Ciao, ciao ragazzi, benvenuti. John, per questa sera, che ancora non si sa se usciranno le icone o altre sfide possibili, chi ci consigli di acquistare per fare tanti crediti? Illuminaci. Allora, io spero vivamente che le icone ci siano stasera, perché si è visto che Lea vuole accelerare un po', quindi ne ha messe due la settimana scorsa, potrebbero esserci per le prossime settimane nel periodo di Natale le icone due alla volta, mi auguro, Magari però. Sono perché 40 icone, si finisce fino alla 19, se no. Anche perché qualche icona importante inizia a servire, poi ci saranno i campionati, no? Abbiamo visto il Sì. tweet, quindi devono per forza di cose dare un po' di icone buone per chi andrà a giocare i campionati. E quindi anche per noi magari, non dico che le possiamo comprare subito, però ci possiamo un po' guadagnare sulla movimentazione. Andiamoci a vedere il team of the week, siamo su Footbin, come vedete. Allora, il team of the week abbiamo visto non è un team of the week incredibile, c'è molta fascia intermedia, al di là dei top Son, Marez, Vandanovic, poi il resto è tutto, Medio alta, diciamo. sì, questi qua Non sono so. medio alti, poi il resto è tutto più basso ovviamente, cioè, parliamo di sotto dei 50k, Sì. Otamendi, vabbè. E questo che cosa significa? Potrebbe esserci un poco, diciamo, spacchettamento, perché siamo abituati ormai che i top player, chi fa top 100, punta a spacchettare durante le settimane importanti e quindi potrebbe, chi è arrivato in top 100 potrebbe conservarsi i pacchi con il leaf garantito per una settimana più, diciamo, fortunata. E questo significherebbe un piccolo calo nei prezzi che vediamo ora, quindi dovremo scegliere se andare a rischiare un po' di acquistare qualcosina prima dei premi, perché le icone, se mai dovessero essere annunciate, è probabile che ci siano le 19, ecco, quindi cioè contestualmente ai premi. Quindi se ci vogliamo prendere qualche rischio, possiamo, io vi consiglio magari di provare già da oggi, appena subito dopo vedete il video, iniziare a provare a prendere qualcosina di quelli più sicuri. Partiamo proprio da quelli più sicuri, quindi andiamocela a vedere. Sono qui in panchina. Io direi sicuramente Sorrentino, Kerbrat e Pedersen, che come vedete già dai prezzi sono quasi a prezzo di scarto, soprattutto il francese. E il tedesco, vi consiglio questi di prenderli al di sotto degli 11k. Se riuscite, tra qualche asta e sniping, dovrebbe essere possibile, non impossibile, diciamo così. Sorrentino, qualche credito in più sicuramente costerà per la nazionalità e ovviamente strong link nel campionato, ma ovviamente per l'overall di un punto più alto. Vi consiglio di provare a prenderlo intorno ai 12,5, sarebbe l'ideale. Sarà un po' difficile, comunque potreste provare a prenderlo. Saranno sicuramente giocatori che, se dovessero uscire le sfide, verranno utilizzati tantissimo. In Sì. caso di mancato rilascio delle sfide, questi qua ovviamente potrebbero essere acquistabili a prezzo più basso, quindi sicuramente gli 81 al di sotto degli 11k, Sorrentino anche a 12, sicuramente. Per i Sì, prezzi di anche vendita, ottima lei, ottima nazionalità, sì, ma Sorrentino, sono come poi, Siruku l'altra volta, mi sa. sì, ma poi sono tutte e tre sono strong link per i campionati perché sono della stessa nazionalità, quindi sono facilmente ibridabili nelle SBC. E per i prezzi di vendita orientiamoci per Sorrentino, prezzo di partenza io direi 19k, gli altri due in 17,5, 18, poi valuteremo a seconda delle SBC. Ricordiamo inoltre che domani ci saranno anche le sfide
per Son, scusate, no, Son, per probabilmente Salah, cioè il Pot, dovrebbe essere Sì, quasi sicuro Salah. vero. Si è intravista anche un'immagine, qualche ora è stato presente nel database delle squadre sperimentali, è comparsa questa immagine, poi è girata subito su Twitter, non sappiamo se sia vera, però ovviamente ne prendiamo atto, poi probabilmente sarà lui, perché è stato il giocatore più in forma di questa settimana, di questo mese, quindi. E questi giocatori potrebbero anche essere inseriti magari in qualche sfida riguardante questo giocatore, qualche sfida con un requisito più blando, ovviamente, perché non hanno direttamente un'attinenza con non lo so, le squadre del passato di Son, scusate, di Salah o dello stesso campionato, però potrebbero essere utilizzati. Mentre sicuramente potrebbe essere più facilmente utilizzabile Reid, Sì. andiamocelo a vedere pure come carta. È un giocatore che, per chi ci ha seguito l'anno scorso, ci ha fatto già guadagnare tanto. È un Vero. giocatore amato, nella Premier. Costa un po' di più, come vedete, però è secondo me un'ottima alternativa. Cioè, questo giocatore, se non dovessero uscire le sfide, calerà. Le sfide relative alle Prime calerà abbastanza. Io credo che sarà acquistabile intorno ai 20k, 18-20k. Poi valuteremo in base allo spacchettamento, perché magari con poco spacchettamento potrebbe calare di meno. Io lo consiglio perché è un giocatore che comunque ha statistiche non incredibili, ma comunque ha statistiche abbastanza buone per un difensore centrale. Sembra Anche abbastanza perché in compatto. Premier scarseggiano. Eh sì, poi c'è questo, ovviamente in Premier non abbiamo questa grande abbondanza di Sì. difensori centrali. Io consiglierei questo giocatore intorno ai 18-19k, ma sarebbe un prezzo secondo me buono, da rivendere sicuramente intorno ai 27-28k. In condizioni poi magari di forte spacchettamento potrebbe addirittura calare intorno ai 16k, secondo me ancora meglio. È da rivendere intorno ai 25-26. Valuteremo poi, ovviamente c'è sempre il rimando, vi rimando poi all'articolo che pubblicheremo, credo già venerdì, con i prezzi aggiornati in base a quello che poi effettivamente è successo, già in serata di giovedì, diciamo stasera. Tornando al team of the week, stesso discorso si potrebbe fare per Defoe, però Defoe è un giocatore comunque molto amato, quindi difficilmente calerà tanto da poter Sì, è vero. essere un ottimo investimento, comunque avere molto margine. Già questa anomalia del prezzo molto molto più alto su Xbox fa capire che è un giocatore amato tanto dalla community inglese dell'Xbox, che poi è quella che spinge di più su questi Vero. giocatori, su questi prezzi. Diciamo che a queste cifre ovviamente non lo consiglio nemmeno intorno ai 30k, perché potrebbe non essere utilizzabile nelle sfide e alla fine sì, amato, però poi quanto può salire? 40? Non lo so. Secondo me è un rischio che in questa settimana io non mi prenderei, però mi prenderei il rischio sicuramente su Jermaine, perché è un giocatore, anche lui è un buon giocatore, ha buone statistiche. Sì, Su anche questo ti perché puoi illuminare tu. in Francia, sì, dico, in Francia non ci sono ottimi attaccanti, cioè, a parte Cavani, che a me neanche piace perché ha finalizzazione molto bassa, Sì. soprattutto il NIF. Lui invece è comunque veloce, piede debole 4 stelle, già Cavani per esempio ne ha 3, ottima finalizzazione, è anche tecnico, testa 86, salto 84, Sì, secondo me è un'ottima punta in Francia. per arrivare poi a parlare di ottimi attaccanti dobbiamo arrivare a Mbappé, ovviamente, che è un Sì, altro tipo certo. di prezzo. Questo per una fassa starter medio-bassa, secondo me è È ottimo. un ottimo giocatore. Esatto. E questo è un giocatore che attualmente si aggira sui 25-26k come bin, qualcosina in più su Xbox, diciamo.
anche 30. Però è un giocatore che calerà sicuramente, è un giocatore che calerà sicuramente. Io lo consiglio al di sotto dei 20K. Per overall e nazionalità, ovviamente, facilmente ibridabile. Poi, ovviamente, come abbiamo detto, è un buon giocatore anche per l'utilizzo nelle rose. Da rivendere sicuramente non meno di 28-29k su Xbox. Quindi puntiamo a farci almeno i 10k. Se lo andiamo ad acquistare 18-19, io credo che a 29 tranquillamente si può rivendere. Bene. John, altri consigli ad altri giocatori? Se no possiamo anche chiudere qui. Ci sarebbe Abubakar, che è un giocatore comunque che mi è sempre piaciuto tanto, Pure a me. però è ancora Ho alto. scoperto poco fa che è addirittura 5 stelle skill, Infatti ne non lo parlava, pensavo. infatti ne parlavamo. Non lo E pensavo. secondo me è un giocatore che può rendere qualcosina, però non a questi prezzi, perché comunque non sarà ibridabile come gli altri. Ovviamente Germini, per esempio, per nazionalità e campionato ha una marcia in più, overall più alto, tutto dalla sua. Quindi se io avessi 200k da investire, andrei su Germain ovviamente, però magari come quarta fascia di investimento, dopo quelli che abbiamo detto prima, quindi quelli sicuri che in panchina, Reed e Germain, io ci piazzerei Abubakar. Buono, Da acquistare, sempre. però, da acquistare non sopra, cioè non sopra i 22-23k, ecco, non mi sbilancerei troppo oltre queste cifre, perché si rischia poi di andare a fare un investimento in stallo che resta lì per un bel po'. Capito. Ragazzi, anche oggi abbiamo finito. Spero che abbiamo dato più consigli possibili, soprattutto che siano utili. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, iscrivetevi al gruppo Facebook, un bel like alla pagina Facebook Fruttitalia.it e visitate il nostro sito www.fruttitalia.it. Comunque tutti i link sono in descrizione. Io saluto John. Vi saluto ragazzi, mi raccomando, seguiteci domani per gli aggiornamenti sui prezzi. Ci sarà l'articolo pubblicato sulla nostra pagina, sul nostro sito, quindi i prezzi verranno comunque rivisti, diciamo così, e ripubblicati. Se Esatto. mai ci dovessero essere dei cambi repentini su alcuni prezzi, vi terremo aggiornati. Quindi mi raccomando, un occhio sempre al sito Mi raccomando. aggiornato, ok? Esatto. Ragazzi, ciao a tutti, alla prossima. Ciao ragazzi, alla prossima!